I vili muoiono molte volte nella vita. I coraggiosi non muoiono che una volta. Di tutte le stranezze che io abbia udito, la più strana mi sembra la paura. Poiché la morte, inevitabile fine, verrà quando verrà. E così eccolo qua, il nostro Lee Harvey Oswald, infatuato di Shakespeare, che si pavoneggia davanti allo specchio in un ruolo non suo. Padre. Zitto. È vero o no che hai persuaso il tuo amico Vögel a scambiare con te la parte di Cesare dicendo che ero stato io stesso a ordinarlo? Sì, signore. Perché l'hai fatto? Perché quella di Bruto non mi piaceva. Dovevi dirlo a me. Forse non t'avrei accontentato, ma sarebbe stato almeno leale. Io non volevo essere leale, signore. Volevo solo recitare Giulio Cesare. Non ricorrendo alla menzogna. La menzogna è indegna di un giovane americano, anche di un adulto, naturalmente. È la colla dei sogni, la trappola in cui l'uomo, credendo di volare più alto, si impiglia e soffoca come un aquilone nel suo stesso filo. E noi invece vi vogliamo liberi. Capito, mio piccolo Lee? Sì, padre. Liberi! Resterai chiuso in camera tua fino all'ora di cena per penitenza, dirai 10 Ave Maria. Io non sono cattolico, signore. Tu nome il collegio sia Ave Maria. Sì, padre. Padre. Cosa c'è, Oswald? Quando potrò fare Giulio Cesare? Quando sarai grande. Ehi, mamma! Luca! Ehi, va! Oh, Luca! Ma ragazzo mio, ma com'è possibile? No, niente violini, mamma, per carità, per carità. Non l'ho scritto così, perché... Non l'ho scritto. Viaggiavo, facevo l'amore, mi dimenticavo. No, no, questo no, magari. Sai che lo riconosco subito, l'odore di casa? Un misto di confetti e rosmarino, sempre quello. Cambiatelo, tesoro. Cambia divani, cambia stoffe, cambia vestaglia, cambia spilla... Non avessi due giorni soli di licenza, metterei io un po' d'ordine qua dentro. Ma buongiorno, Luca. Ma no, Orazio, ancora vivo. A te che sembra? Eh beh, invecchiato, eh? Lo vedi. Pari un topo, pari. Gli anni passano. Tante volte te l'ho detto, mamma, non avremmo dovuto sposarlo. Vedi, fa tristezza qua dentro, Ma come, non ride? Ah, neanche a prenderti in giro. Allora vuol dire che c'è qualcosa che... Che cosa sei? Signetta? Non salti, non corri. Ma cos'è? Abbiamo perso la coda? Ma io ho due giorni soli di licenza, ragazzi. Due giorni, esigo delle feste quando torno a casa. Orazio! Volevamo avere tue notizie. E allora? Ti ho cercato al telefono. Mi ha risposto un tuo compagno di corso. Quando? Ieri mattina. Ho capito. Ma perché fingere con noi? Ma perché no? È pericoloso. Che cosa? L'uniforme. Ma l'hai pagata tu l'uniforme? Che c'entra? Ma sono stato io ad andarmene, non loro. Io la metto, la smetto quando pare a me. L'uniforme, berretto, scarpe, mutande, va bene? Tua madre? Lascia perdere mia madre. Pensa alle serve tu. Che serve? Le serve, le tue serve. Guarda, guarda, l'hai fatta soffrire poco, guarda, sembra uno straccio questa madre. È vero, Greta, ti giuro. La domenica, lungomare. Che succede lungomare? Sorridi, passi e sorridi. Io? Ma se ho più di 60 anni. Appunto, indegno. E ho mal di cuore. Ecco, vedi, per questo l'hai sposata, perché speravi che ti curasse il mal di cuore. E lei allora perché mi ha sposato? Perché? Perché credeva che io fossi ricco. Luca. Mamma mia. No, ma io perdo la testa. Sono io il colpevole adesso. E va bene. Ho torto. Chiedo scusa. Mi ritiro. Ma...
Luca, tesoro, ma non era vero. Ma mamma, ma chi vuoi che sorrida? Però mi ha insultata. No, no, mamma, no, quello era vero. Luca? Scusa, mamma, l'hai messo al posto di papà, sperando che salvasse la baracca, no? Non l'ha salvata e non è morto. Io ti assicuro che... Allora ti piaceva? A me. Santo cielo, ma ci sarà pure un motivo per cui ce lo siamo trovati in casa, sto tizio, no? Sì, io l'ho fatto apposta perché pensavo che... Eh già. Tesoro. Tesoro mio, ma come si può discutere con te? Tu sei troppo intelligente. Era stato proprio lui, sai, a spaventarmi. Luca ha lasciato l'accademia. Ha fatto un colpo di testa. Dio sa che cosa succede. Ma niente, mamma, ma cosa vuoi che succeda? Niente, guarda, si prende la divisa e la si butta via, così. Via? Ai cani! Ai cani! Via! Ah, mamma, lo sai? Sai che non ci sei che tu al mondo a darmi questa sicurezza, sai, questa allegria? Un'altra donna avrebbe fatto delle storie e si sarebbe preoccupata. Io non mi preoccupo mai quando mio figlio torna a me. Avrebbe pensato a un processo. Che processo? Che volta succede agli ammiragli secca di non trovare più l'equipaggio. E allora io dico che hanno torto loro. Tu hai il diritto di decidere la tua vita. Però mamma, una volta non la pensavi così? Ma allora fuggivi la famiglia. Questo sì che è male. E poi eri un ragazzo quando sei andato via, credevi alla guerra, alle avventure, a Dio sa che cosa. Non sei mica stato tu, sai, a decidere. Ma la città in cui vivevi, l'esempio di tuo padre e la tua età. Mentre adesso? Sei libero. Di fare cosa? Tutto quello che vuoi. Io sento delle tali forze dentro di me, sai? Un'ambizione. Ma non di cose volgari, erano di cose buone, alte, generose. Vorrei essere una guida, ecco, rendermi necessario. Dio, 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 come ti riconosco. Che il mondo potesse dire di me un giorno, ecco, quello era un uomo. Lo dirà, Luca. L'ha già detto. Shakespeare, Giulio Cesare, atto quinto. Beh, e che importa? Ma sono cose che si possono sempre ripetere. Lei insiste a darmi ragione. Perché io ho fiducia in te, so cosa vali. Ma come ti si può credere, mamma? Tu vivi in un sogno. Io? Ti nutri, ti droghi, ti ubriachi di sogni. Però è stata questa sognatrice e nessun altro che vi ha salvato con il suo lavoro alla morte di papà. Ma quando mai? Quando mi sono impiegata. Beh, volevi farlo. Io ho scritto. Ah, sì, ma mi ricordo anche la risposta. Alle sue condizioni, cara signora, saremmo lietissimi di farci assumere noi da lei. Bene, bravo, bravo, bravo. Si fruga la mia posta adesso, ma no, adesso no, mamma. Allora, sì, vivevo in camera tua. E ci stavi così bene, così caruccio. Hai dormito nel mio letto fino a 13 anni. 13 anni, mamma. È colpa mia. Se dopo non hai più voluto. Sei un mostro, un mostro. Sei uno sciocco che si ostina a disperdere, a trascurare, a buttar via i doni ricevuti dal Signore. Beh, un po' di memoria, mamma. E altro. Ma chi era? Il più vivo nella tua classe, il primo nella lettura, negli sport, nelle domande. Ci mettevi in imbarazzo tutti con i tuoi... Perché? Ma li studiavo prima. Ma ora li sai. Li sai. Orazio! Eccomi! Perbacco, ma dove stavi nascosto? Sotto il divano? No, aspettavo. Che cosa? Volevo far pace. Ho preparato 3 bicchierini. E bravo lui, dacceli. Ecco. Però. Tieni, mamma. Grazie. Che giorno è oggi? 9 giugno. Oggi, 9 giugno, nella città dove sono nato, fra mia madre e mio patrigno, io decido. Non credo che sia tardi. Di incominciare a vivere. In un certo senso dico anche addio alla giovinezza, a tutto ciò che essa comporta di vago, di esaltante. È tempo d'agire, le responsabilità pesano. L'uomo invecchierà più in fretta del ragazzo, ma non staremo a rimpiangerlo. Aiuterò anche te, vi farò cambiare casa. Userò tutto quello che mio padre avrebbe voluto e non ha fatto. Il primo passo sarà... No, mamma, no, non piangere. Adesso anneghi tutto qua dentro. No,
Battezza, Luca, battezza. Il primo passo sarà mio fratello. Che bello, Luca. Ma come? Dopo quello che è accaduto. E che ne sai tu? Se non c'eri neppure. Ma dico così perché mi avete parlato voi del coltello. Ma che coltello? Storia da ragazzi, 100 anni fa. Continua, tesoro, continua. Siete ancora in rapporti? Certo. Allora puoi avvisarlo tu, Riccardo, mamma, eh? Sì. Gli telefoni? Quando vuoi, tesoro. Sì, gli dici che sono qua, che sono tornato e che ho bisogno di parlarmi. Ma per dirgli cosa? Sta zitto, tu sta zitto. Poi mi presento io. Così, senza pasticci, senza preamboli. Suono il campanello. Eccomi qua, gli faccio. Posso entrare, Riccardo? Figurati, Luca, vieni. Entra. Ma come, così? Beh, i corazzieri non te li posso chiamare, è tardi. Oddio, fratello, ma che ti aspettavi? Di ritrovarci uguali? No, anzi... Ti ho pensato qualche volta, sì. C'è un tizio in giro con metà del mio sangue, mi dicevo, e io non ne so nulla. Dov'è? Cosa fa? Come lo tratta? Beh, l'ho trattato bene. Speriamo. Qui, sai, si raffredda. Ma no, non è vero. Tagliati un po' di dolce, va. Ti preparo qualcosa da bere. Ti ha telefonato la mamma? Sì. Che cosa ha detto? Ah, non lo so, non la capisco mai. Se al posto suo parlassero gli uccelli appollaiati sul filo. Ma del resto, c'è ancora la mamma o è solo voci? C'è ancora. Grazie. Sì, c'è. Sempre chiusa nella sua conchiglietta, Ma no, Riccardo, non è una conchiglietta. E poi lei è sorda. Non lo sentirebbe lo stesso il rumore del mare. Ah, perché mi sbaglio, Ci sente, ci vede e capisce. Ma da quando? Scusami. No, mi dispiace d'averti offeso. No. Conosco i difetti della mamma quanto te. Eravate molto uniti. E noi due, no? Beh, tra noi c'è sempre stato qualcosa. Stavolta l'ho buttato prima. Guarda com'è difficile spiegarsi. Da ragazzo, vedi, io non avevo niente di ostile, capisci? Era invidia la mia ammirazione. Per me? Certo. Succede sempre che il fratello più giovane si misuri sull'altro. Tu eri già un uomo, io brancolavo ancora con le sottane della mamma. Questo mi dava un'ansia, una disperazione. Ma perfino le cose che mi insegnavi, i libri che mi facevi leggere, cadevano dall'alto su di me. Erano pietre. Oggi è diverso. Sono io che ti offro la mano, Riccardo. Non ho più rancore. Ma insomma, mi perdoni? Sì. La tua coltellata? Beh, in un certo senso. E cos'è che ti insegnavo? Beh, tutto. Questo silenzio fermo nelle strade, questo vento indolente che ora scivola, basso fra le foglie morte, o risale ai colori delle insegne straniere. Nient'altro. Forse l'ansia di dirti una parola, prima che si richiuda ancora il cielo sopra un altro giorno. Forse l'inerzia, il nostro male più vile. Il nostro male più vile. Ma non c'era anche una bestia nella faccenda? Oh, mia dolce gazzella. Io ti ricordo quel geranio acceso. Lo vedi, no? Lo vedi. Già, era una gazzella. Uè, che memoria. Ma anche tu però, Poi c'era la politica, l'ansia di rifare il mondo. Riccardo, per quello sono qui. Ah, per Dio, mica di spreche. Ma Riccardo, e la Marina dove la mettiamo? Credevo tu lo sapessi, no? L'hai lasciata? Ma sì, certo. Lo t'hanno buttato fuori. Cos'è stato questa volta? Una bomba, un siluro? È stato un pugno. Ah, però, ti umanizzi. Avessi visto Riccardo qua in mezzo all'osso. Molto sangue. Perché? No, vedo che ti rallegri. Ma è qualche goccia. Non si può avere tutto. Fratellino,
Il mondo che devi rifare con impegno è solo il tuo. Una casa con una moglie dentro e un figlio dentro tua moglie. Tutto il resto, ambizione, sogni, ricordi, è chiacchiera. Beh, per te. Voglio aiutarti, Luca! Io te l'ho chiesto. Aspetta ad avere paura. No, paura io. Mi dispiace. Ogni volta che ci si incontrano noi due scoppia la guerra, eh? Io volevo solo indicarti delle mete facili, umane, che tutti possono raggiungere. Io no. E perché? Vali meno di un'altra adesso. Ma io ho un demonio dentro che mi porta lontano. Sì, sciocchezze. Nessuno ha demoni dentro. Li hanno inventati i preti a corto di messe. Quanto guadagni al mese? Molto! Chi hai sposato? Ah già, sì sì, la ricordo, sì. Vi rivedo ancora insieme. Ma chi? Noi due. Che bella casa che hai, Riccardo. Scusami, io vado via, Riccardo. Sai? Suona la porta. Ah, è tua moglie? Perché non apri, scusa? Sta zitto! Ma non è lei! Ma lei chi? Io mi ricordavo... Ma le tue memorie non ci interessano affatto. È vero, Isaac. Sembra più giovane. Sono nato dopo. Ah, ecco. Questo non me l'avevi mica spiegato. Isa, non ci... D'accordo, d'accordo. Tu ti tieni i tuoi segreti e io mi tengo i miei. Non trova? Fa benissimo. Avevo perfino un nipote io che si chiamava Luca. Ma no. Si figuri che una volta lui... Cosa c'è adesso? Niente, amore. Ma io vedo che osservi. No, no, ti ascolto. Lo sai che papà ha avuto un guasto? Dice di passarla a prendere subito con la tua macchina. Papà ha avuto un guasto. Oddio, si è rotto. Eh sì. Allora, Riccardo! Oh! Ma tu un pico lo sapessi? Beh, è sempre stato. Ma che bambino. Peggio, peggio. Dio, che vergogna. Insomma! Beh, allora, hai sentito? Galoppa, galoppa. Sì, ma tu vieni con me. Beh, se la signora non mi vuole... No, lei resta così almeno mi tira su, scusi. Che facciamo condoglio. Della musica? Un concerto, si immagini. Addio. Addio, amore. Ciao, tesoro, torna subito. Cosa vuol sentire? Niente. Come niente? Voglio prima gustare quest'aria di casa. Oh. Il tepore della famiglia, benedetta fino dai tempi di Cristo. Che modo di parlare! Perché lei non ci crede? A che cosa? Beh, alla famiglia, no? Certo che ci credo, il rifugio. Prego? Il rifugio contro le avversità della vita. Ah, ecco. Chi non è sposato, vede, è come stesse fuori dal mondo. Non può dire di essere proprio un uomo, e neanche una donna, naturalmente. Chi non è sposato non può dire niente. Ecco, niente. Poveretto. Ecco, vede, ora capisco perché hanno l'aria così triste, così. Che mi sta prendendo in giro, lei? No, io? Io non afferro mai quando lei parla sul serio, quando scherza. Senta, Riccardo mi ha detto che lei aspetta un bambino. Cosa? L'unica soluzione, ha detto, è una casa propria, con una moglie dentro e un figlio dentro tua moglie. Ah, non è vero? Lui vorrebbe. E lei no? Un figlio? Per farne cosa? Beh... Potrete sempre rivenderlo. Adesso scherza! Adesso scherza, sì. Senta, vuol sapere come ci siamo sposati io e suo fratello? Ma certo. Ecco, venga qua e glielo dico. Beh, prima le offro da bere, cosa beve? No, no, non c'è bisogno, cos'ha di buono? Ah, non lo so, è casa sua questa, eh? Allora niente, venga qua. Ecco qua. Allora. Ma non è mica allegro, sa? Beh, chi può dirlo? Io posso dirlo! Io. Vede, suo fratello, Non lo ripeta, mi raccomando, dica giuro. Giuro? Con questi. Cioè? Io gli volevo un bene, sapesse, certi pianti. Brutta, stupida, volgare. Le amiche, sa, ti riferiscono sempre quello che si dice di te.
E poi neanche. Non mi vedeva, ecco, io ero aria per lui. Allora sa che faccio? Mette quest'abito. Io? Ma sei nuovissimo. Ah, mi scusi. Caruccio, vero? Molto carino, sì. No, sono andata da mio padre. Da papà? Sì, mi aveva sempre dato tutto quello che volevo, fin da bambina, e lo fece anche allora. Riccardo. Papà. Papà comprò Riccardo. Beh, sì. E lo trovo così buffo. Ma perché, lei no? Ma io non posso mica stimarlo, un uomo così! Ma scusi tanto, ma se l'ha voluto lei? Prima! Ah, ora non più. No. E perché, non lavora? Sì. Va in ufficio da mio padre, ha tutti i soldi che vuole perché non apra mai bocca. Sta lì. Con lei è gentile. Ma per forza! E senta, non ha amici? Chi? Lei, dico, un amico più affettuoso, più comprensivo degli altri. Certo che ce l'ho, ma non glielo dico. Ma Riccardo... Ma perché offendono? Scusi, ma ragione perfettamente. Mica sempre. Ma che conta, no? Sì, un po' si piace, un po' si ride. Questa è la vita, questa la vita. Questa lo sa che dico? Sì. Sa che ci hanno umiliato abbastanza, ci hanno avvilito abbastanza? Anche lei. Ma avesse visto poco fa. Con Riccardo. Con Riccardo. Dov'è questa musica? Dov'è questa musica? Attacchi la musica. Qualunque cosa, purché sia forte. D'accordo. Ora tocca a noi una rivincita, noi siamo i migliori. Scusami, papà. Figurati, tesoro. A me piace che i giovani si divertano. È lui il ragazzo? Sì, papà. È Luca. Io sono il padre, Lisa. Posso offrirgli un cognac? Luca! Sta facendo gli onori di casa, Riccardo! Onore è una parola grossa. Grossa? Come? Vi prego? Prima mi offre un cognac, come volesse consolarmi d'essere suo padre. Ma cosa dici? E adesso ci insegna a parlare. Lo sa, vero, che questa è casa mia? Ho letto il suo nome sulla porta. Anzi, non capivo come mio fratello. Ora ha capito. L'aranciata, tesoro. Subito, papà, la tua poltrona. Grazie. Io ci sto volentieri coi giovani, però esigo il rispetto. Giusto. Sapesse cosa darei per avere la sua età. Dai, ma ce l'ha ancora. Non mi lamento. Solido, pieno di vita. Ringraziando il Dio. Bravo, tesoro. Spesso? Prego? Lo ringrazia spesso? Chi? Il Dio. Quando capita. Ah, ecco. Senti, Luca. Fermo tu. Io ho bisogno di riposarmi la domenica. Magari a messa ci vado poco. Però mi vanto, capisce? Mi vanto di non essermi staccato dalla chiesa mai. Lo ricordo. Che cosa? Grazie. Sì, io da ragazzo giocavo lungo i viali dell'Annunciata, sai? E ogni sera dietro la chiesa vedevo la macchina sua. La mia? Sì, era diversa dalle altre, la riconoscevamo subito. Senta. Era blu col tetto nero. Perbacco. Chi l'avrebbe detto allora che saremmo diventati parenti? È straordinario! Un volo di rondini, le campane del vespro, dei ragazzi che giocano attorno a un'auto sconosciuta. Mica tanto sconosciuta. Sì, questo è vero, si provavamo un'invidia. Per i quattrini. Sì, lei era già famoso allora. Sapesse la malinconia dentro di me. Tu, papà? Sì, anche adesso, al tramonto. Quanti anni aveva? Beh, pardon. Ho detto che giocavo, ma no, non è esatto. Insomma, era già all'età, mi capisci? Oddio, nei boschetti. Nei boschetti. Dietro la chiesa. Dietro la chiesa. E dove le portava le sue donnine? Ah no, in nessun posto, perché ero troppo giovane e troppo povero. Bastavano 4 soldi, ragazzo mio. Sì, lo so. Ma ci voleva la macchina. E poi io leggevo, sa, allora, più che altro leggevo. Così alla rinfusa, tutto quello che mi capitava. Saggi, romanzi. Marx. Anche. Bravo. Marx e donne.
non avevo i suoi principi religiosi. Né quello della patria, immagino. Né quello della famiglia. Ma dov'è che ho perso la strada? Luca, ma perché sono tornato di quella cosa? Smettila, Luca. È da là che bisognava ricominciare, certo, dove si è rotto il filo. Guarda, ne parliamo dopo. Fedeli a se stessi, non agli altri. Scusami, Riccardo, lo so che può sembrarti confuso, detto così è anche ridicolo, ma in quest'attimo, sai? Ecco, in quest'attimo io sento che qualcosa torna a soffiare, come un gran vento, una speranza. Che speranza? Mi scusi. Io vorrei rimettere abbia il disco. Abbia pazienza, scusi, anche lei, la supplico. Io credevo di odiarvi poco fa. Ora capisco che non c'è colpa, no, è l'aria è morta che respiriamo, è sporca, guasta, vile, ma perfino io, se restassi qui finirei per sciogliermi a poco senza accorgermene. In un sabato come questo. Fa pure il giorno. Ma le idee più assurde, Riccardo, i progetti più ingenui, ti ricordi, no? A andare in Russia, per esempio. Ma neanche. Al nord a lavorare come operai. Sembrano veri adesso. Semplici, naturali. Ma perché questo è un sogno. E non dovremmo uscirne. O almeno tentare, Riccardo, ma chi può impedirci? Un lampo di coraggio, Riccardo, via, uno slancio. Riccardo. Pronto? Sono io, Orazio. Pronto? Come può essere bella la vita per chi sa scegliere. Oddio. O non tutte le strade possibili. Chi c'è? La strada tua. Oh, che spavento. Avevo sentito parlare nel buio. Sei rientrato adesso? La madre è a cena da un amico. Ho visto le tue valigie in anticamera. Le mie ali, Orazio. No, la mia zavorra. Se vuoi te le lascio. Parti? Ancora? Lo sapevo. Lo sapevo che non avresti dovuto rivedere tuo fratello. Se tu fossi mio padre, ti lascerei qualcosa da custodire, vedi? Le malinconie di un bambino. Attimi di felicità che mi attraversavano come correnti d'aria. Ma così? Io avrei voluto conoscerti! Quando facevo la corte a tua madre, siamo andati a passare una domenica sulla spiaggia, tutti e tre, ti ricordi? No. Come no? Io arrivai a bordo di un calessino con un cavallo. Mi ricordo il cavallo? C'ero io sopra. Ah, per bar. Io! Sembravi così contento? Ah, sì, mi ricordo il cavallo. Ah, mi ricordo anche di aver vomitato per via di un sigaro. Io anche quello, te l'ho dato io. Il sigaro? Certo. Avevo 12 anni, Orazio. Per conquistarti. Capisco. Ti devo il mio primo vomito, Orazio. No, aspetta. Aspetta un momento, Luca. So di non contare niente, né per te né per tua madre, ma prima di morire... No, basta, eh. Luca. E lo prometti da 10 anni. Mi sto allenando. Bravo, sì, forse è questo, vedi, che ti ha reso così robusto. Meglio, va, così la mamma non resterà sola. Ma siamo soli! Mi cambio i calzoni, ti sento, parla, eh. Ma cosa credi? Che bastino 2 tovaglioli, 2 guanciali, 2 asciugamani per sommare 2 vite? Sì, beh, tua madre ancora ha i suoi fantasmi. Ma io sono terra. Tocco le cose. Ed è una pena, sapessi, una miseria, vedere gli anni correre via senza neppure far finta di conoscerti. Gli artisti creano, ma gli impotenti come me, cosa fanno gli impotenti se non dei figli? Beh, ora confondi. No, non confondono, solo che è tardi. La madre mi ha odiato fin dal primo giorno di matrimonio. Ma tu, tu le camminavi vicino. E allora guardandola io pensavo, pazienza, invece che sulle labbra il sorriso lo porta al fianco. Ti prego, Luca,
non andar via. E il telefono? Sì, ma so chi è. Beh, allora... roba d'affari. Di notte? Beh, quando è urgente, sai. So, ragione di più per... No, ti annoierebbe. Ma no, perché? Rispondo io, vai, rispondo. No, no, no! No, aspetta. Aspetta un momento. Oddio, Luca, no. Come fare a dirtelo? Insomma, ecco, non... Non sono affari. Ah. Io ho bisogno di calore umano, di conforto. Le serve! Eh? C'erano le serve! Io credevo di essermele inventate. È una signora. Ah, vedova? Certo. Pure quella. Ma lei c'è? No, no, niente, hai ragione. Senza cadaveri non si ride. Tu storci tutto, quasi sempre tutto. E che fa, che fa? Niente. Suona. Questo lo sento che suona. No, l'arpa! Suona, suona l'arpa! Vedi, adesso ha smesso. Il telefono? Ma l'arpa? Forse voleva trasmetterti un concerto. No, no. E com'è? Bella, ricca? Come... No, no. Ha figli? Neppure. Che cos'ha per piacerti? È buono. Rambo, Razio. T'avessi conosciuto prima. Ma siamo ancora in tempo. Non hai perduto nulla. Fossi io quello che riesce a ridarti il gusto della famiglia, del tuo ambiente. Ah, li rappresenti bene, sì. C'è tua madre, c'è tuo fratello. Buoni questi. No, corri, giudichi. Condanni tutto il mondo per qualche esempio. Ma cosa ne sai tu della nostra vita? Beh, dimmela. Raccontala. Io non ho vita. Ragazzi. Aspetta un momento, Luca. Non so se ti piace, ma io... Vedi, io prima ballavo. Cosa? Sì, non per necessità, no. Così, per gusto. Ballavo il tip-tap. Poi è venuta la faccenda del cuore e ho dovuto smettere. Allora mi guardo intorno. Avevo 38 anni. Non avevo studiato, non sapevo far nulla. Entro al comune. Bravo. Non mi credi? E dove t'ha scovato il sindaco al varietà? No. Era amico di un'amica mia. Ti credo, ma... Non lo sapevo! Lo sapevo che avremmo finito per intenderci noi due. Oh, Luca. Oh, ragazzo mio. Ma la tua vita è qui, fra coloro che ti vogliono bene. Ma lascia da parte le ubie, gli ideali, la politica. Guarda, adesso ci sono io. Ecco, ti aiuterò come se fossi tuo padre. Non dico di farti entrare al comune. Non so ballare. Ecco, appunto. Ma inventerò mille altre cose per farti felice. Che mi sento già di essere quasi tutto per te, la famiglia, la patria, l'Occidente. Oh, cosa possiamo trovare per festeggiare? Io ti apprendi. No. Aspetta. Non so se ce la faccio ancora, eh. Dai, guardare. Orazio, sei formidabile. Orazio, sei un genio. Non ho fiato. Ragazzo, che ne sforza. Balla, mia patria, balla, nazione, balla, Occidente. Balla! Oh. Non è la volta buona. Sta passando. Beh, meglio, no? Lo pensi davvero? Certo. Piano, vedi. Sta zitto, respira adesso, respira. Luca, se tu volessi. No, Orazio, non posso, sai. Non è questa, sai, la solidarietà che cercavo. Vedi, io devo combattere per una causa più grande della mia, capisci? Puoi farlo da qui. Con mia madre, ma non capirebbe mai. Non ti sbagli, sa che sei un uomo. Orazio. Sì, lavorerai come vuoi tu.
nell'ambiente che vuoi tu. Ma no, ma non si può combattere una società e continuare a viverci in mezzo. Devo tagliare i ponti. Non è necessario. Zitto, zitto. Che la mamma sta rientrando. Luca. Sì? Parlale. Promettimi che se lei dimostra di capirti, se ti dà anche un filo di speranza... Sì, sì, va bene, va bene. Le parlerò, le parlerò. Giura? Giuro. Buonasera, mamma. Buonasera, tesoro. Beh, e che cosa stavate complottando voi due? No, no, niente, mamma, niente. Orazio si era sentito male. Ricatto, figliuolo. Ricatto, non cascarci. Ah, Dio mio, che stanchezza. Erano anni che non uscivo a pranzo. Ti sei divertita? Abbiamo parlato tutto il tempo di te, certi progetti. Anche Luca ne ha. Parla adesso. Perché? Non dovrebbe? Oh, se vi fa piacere. Cercavamo il modo migliore per dirtelo. Vedi, mamma, io non ho lasciato la Marina per riprendere una vita... Borghese, dillo, dillo pure. Ecco, sì, una vita borghese in un mondo borghese. Ma lo so benissimo, tesoro. Cosa sai tu? Tutto! Ma cosa credi? Che la tua mamma non ti seguisse quando eri un ragazzo? Che non abbia intuito? Ma tu non sei fatto per vivere le nostre piccole miserie. Tu sei libero, moderno, idealista. Fatto per volare in alto, sopra il comune. Fino a quel cielo azzurro dove tutti gli uomini sono uguali, sono fratelli e si danno la mano. Hai parlato con Riccardo, mamma? Non ce n'era bisogno. Però gli hai parlato. Oh, insomma, devo chiedere il permesso a te per telefonare a mio figlio. Ma vieni qui, tesoro, vieni qui. Io avevo già capito tutto. Ma certe idee sono nell'aria ed è più che giusto e santo. È bello che i giovani le condividano. A qualunque classe sociale appartengano, guarda. Il nipote della Gavazzi è comunista. Suo genero è comunista. Tutti sono comunisti. E con questo hanno fatto dei bellissimi matrimoni. Greta, non gridare! Svegliati, esci dalla tomba! Ma senti chi parla. Lo stai perdendo! Io? Chi? Ma nessuno, mamma, nessuno. Sono io che... mi allontano. È come un orsacchiotto in estate, sai, la madre torna sull'albero, lui trota via. E per andar dove? È impossibile che tu non capisca, mamma, non fino a questo punto. Ma certo che capisco. Forse fingi, sai, forse io non ti conosco bene. Ma io sì, tesoro. I tuoi amici sono qui, la tua famiglia è qui, la tua stanza t'aspetta. Senti, se vuoi, te la facciamo tappezzare di rosso. Greta! E smettila una buona volta! Cos'ha quello lì da urlare? Se tu mi avessi mentito sempre, mamma. Freddamente, eh? Coscientemente. Tenendo altri giudizi in fondo al cuore. Altri pensieri. Io? Penso che... Tu non credi al mio talento, mamma. Tu non credi che farò mai qualche cosa nella vita. Questo è ingiusto. Sì, certo, certo che lo ripeti, ma è per farmi piacere. Soltanto per legarmi a te. Nient'altro. Si vede. Stammi a sentire, mamma. Stammi a sentire. Dimmi la verità. Dimmi cosa nascondi dentro, mamma, eh? Qualunque cosa ti crederò, mamma. Qualsiasi cosa, eh? Ti darò ragione. Aiutalo, Greta. E sta zitto, non ho bisogno di consigli. E tu parlare calmo, come... Ma certo, ma certo. Va bene! Vi siete messi d'accordo, voi due? No, ma cosa c'entra questo? No, mamma, non è vero. E allora, che cosa vuoi da me? Che cosa mi chiedi? Mamma, scusa. Chiedo scusa. Tesoro, tesoro mio. Adesso voglio raccontarti proprio una bella storia. Dunque, sai, arrivo in casa Gavazzi, credevo di trovare soltanto lei, invece figurati, tanta di quella gente. E io qui col mio taglierino. Ah, però ho fatto lo stesso la mia bella figura, eh. Ma cosa cerchi, tesoro? Niente, la giacca. Ma mi ascolti? Sì, certo. Dunque, da prima non faccio molta attenzione, eh. Buonasera, buonasera, i nomi come al solito non si capiscono mai. C'è però una faccia che non mi riesce nuova. Un po' calvo, con la barbetta, un bell'uomo. Per Diana, mi dico, io questo l'ho già veduto. E anche lui, sai, mi fissava, mi fissava.
Io faccio finta di niente e dopo un po' lui si avvicina. Luca! Luca! È finita, Greta. Se n'è andato. In ritardo? Per me. E ho sbagliato autobus, poi ho preso un tram, mi sono accorto che girava in senso opposto. E guardavo la città dai finestrini. A lei piacciono i giorni di festa? A me sì, perché, non so, la gente parla sottovoce, le automobili sono morte, allineate in file nere lungo i marciapiedi. Beh, è su questo silenzio che io mi trovo bene. Come il diavolo di Notre Dame, lo conosce? No. Su un cornicione di Notre Dame è scolpito il maligno, sa? Si sporge sulla città e tira fuori la lingua. È buffo, no? Da una chiesa. Io non sono mai stata a Parigi. E che ora è, scusi? Le 4. Ha fatto colazione qui? Sì, lì al ristorante. Fra poco sarà buio, i pomeriggi durano molto poco al nord. Nord? Rispetto alla città dove sono nato io, questa è nord. Ma siamo soli oggi qua. Ma che strano, ma siamo soli davvero. Non sa che ai suoi concittadini non piace l'aria aperta? È vero che non è più stagione? Hanno il football adesso. Se non fosse per questa musica qui, cos'è, un jukebox? Credo, sì. Sa che si sentirebbe la partita qui. C'è la partita qui allo stadio. Gol! Non sa cosa stavo per chiederle? No. L'ora, un'altra volta. Io non porto mai l'orologio, non faccio che chiedere l'ora. È male. Annoio. Senta, lo sa perché ho chiesto di vederla? Voleva sapere l'ora. Questo non la stava a telefonare. Sì, appunto, all'1:06. No, ho chiesto di vederla perché... Lei si ricorda di me, vero? Vagamente. Un mio compagno di fabbrica si era schiacciato un polso, allora io l'ho accompagnato all'ospedale e l'infermiera di turno era lei, Darè, si ricorda? Giulio Darè. Sì, sì, è un amico mio. Sì, sì, lo so. La conosce molto bene. Adesso è guarito. Sì, sì, ora è guarito. Perché non mi aiuta? Ma cosa vuole da me? Se ha qualcosa da dire, la dica. Arriva mezz'ora dopo, tira fuori il diavolo, il football, le automobili morte. Io vengo qua apposta per stare tranquilla, guardi, non sono fatta per le conversazioni, non ho grazia, non sono civetta, non ho più l'età. Vado in giro, guardi, balli, passeggi, entro in un cinema. Avrei dovuto riattaccare quando mi ha telefonato. Mi scusi? Ma che scusi? Proprio a me doveva scegliere con tutte le belle ragazze che ci sono in giro. Proprio lei? Ah, ma insiste. Sì. Oh, finalmente. No, non rido mica per lei, sa? Ah, lo so. Così scorbutica alle volte, così villana. Mica il mio carattere, sa? Ah, no? Ho un corno, io sono allegra di natura, pasticciona, chiassosa. Siamo in 4 in casa, 2 maschi e 2 femmine. La maggiore più o meno riga dritto, ma io... certi schiaffi da mio padre... 2 settimane, ho passato 2 settimane a luglio in un posto che... Ma che neanche i miliardari. E tutte le sere, sa come succede, un invito da qualche parte, poi quando veniva l'alba...
quando veniva là? Niente. Si va a casa. Mi ascolti. Non ho fratelli, né maschi né femmine. Non sono andati in nessun posto. Non so vivere e non so mentire, mi dispiace. A me no. D'accordo, a lei che mi importa. No, non è vero, io sapevo già tutto. Lei lavora in ospedale, nello stesso tempo frequenta l'università. Vive sola, va alle riunioni del Partito Comunista. Due zii l'hanno tirata su perché lei non ha mai conosciuto sua madre. E il padre le è morto 11 anni fa. Allegro, non trova? Anche mio padre è morto, sa, prima del suo, ero un bambino proprio. Devo congratularmi? No, lo dico per farle sapere che sono informato e forse abbiamo qualcosa in comune. Una tomba? No, un modo di vivere. Venga, si siede, la prego. Tra poco sarà buio, l'ha detto lei. C'è tempo. Forse piove. Non ancora. La prego, si siede. Come si chiama lei? Luca. Ah, sì, sì. Io mi chiamo Anna. Anna, senta, io volevo dirle... Dunque, io ho lasciato una famiglia, un ambiente borghese, per venire qui al nord e a lavorare come operaio. È passato un anno, esattamente un anno. Non sono pentito, no, no, affatto. Però non è quello che mi aspettavo. Non so, io vedo nei miei compagni indifferenza, egoismo, piccoli desideri, ambizioni mediocri. Ma dov'è lo slancio, la rabbia, la guerra? Dico, ma che succede se al posto dell'ideale mettiamo un frigorifero, dico? Che fa più fresco. Ma, Anna... Ne ho conosciuti tanti come lei, sa? Calano fra noi come le dame di San Vincenzo, ansiosi di trovare una bella rivoluzione per montare a cavallo, farci la loro figura. Invece cosa scoprono? Beh, della gente che vuole vivere. E guarda caso vuole vivere bene. Non è triste? Guardi che lei mi ha frainteso, però. Sì, può darsi, può darsi. Eppure è proprio lei che io cercavo. Proprio lei di cui ho bisogno io. Offende questo? Ah, no, no, affatto, non capita mica spesso, sa. Mi dia la mano, Anna. Non abbia paura, non voglio mica sedurla. Ah, beh, ne ero certa. Anna, io chiedo la sua amicizia. Proprio perché lei, a differenza degli altri, ha avuto il coraggio della solitudine, la forza di rinunciare a se stessa, ai suoi sentimenti privati. Mi darà un po' della sua fede quando la mia impallidisce. Le sono corsi dietro, certo, ma lei non si è legata a nessuno. No. Ma naturale, ma ha ben altro per la testa, lei, queste sciocchezze dell'amore. No, senza. C'era un ragazzo anni fa che frequentava il mio corso. Sì. Intelligente, vivo. Delle mani... Non so spiegarle. Grandi, reali, nette, come uno sguardo. Mi voleva bene. Lo credo. Può succedere, no? Poi prese la laurea. E via, così, senza rimpianti. L'ho rivisto. Eh sì, quando? Poco fa, aspettando lei. Stavo appoggiata ai vetri del ristorante, lui ha fermato la macchina al limite del prato ed è sceso con la moglie. Tenevano un bambino in mezzo, attenti a non farlo pesare troppo sulle gambe. È medico. Certo vuole che cresca dritto. Gli spariva metà braccio nella mano del padre. Oltre quei vetri, sotto le nuvole grigie del nord, l'erba di quel prato splendeva lo stesso verde, lucida, come il giardino dell'Eden. Un giardino intero per quell'unica coppia. Mi stai a sentire? Le mie giornate, il mio lavoro, il mio orgoglio, il partito. Tutto avrei dato. Tutto. Per essere quella donna lì.
Anna, io... ho sbagliato tutto, come sempre. Non è colpa sua. Prenderà per un pagliaccio adesso, per un fanatico da quattro soldi. No, perché? Sono io che la deludo più qualunque di quanto si aspettasse. Beh, senta, ora dobbiamo scappare, sa? Io vivo troppo isolato, capisci? Deformo la realtà a modo mio. Si muovo, prenderà la pioggia. Senta, io vado tutte le domeniche a salutare i miei zii. È gente semplice. Un vecchio operaio, che forse assomiglia al suo ideale di comunista. Vuol conoscerlo? Luca. Cosa vuole? No, zio! Lo zio dov'è? A caccia? No, sono qua! Ah, sei in casa, bene? Ti sei bagnato? No, salgo per miracolo! Ma che barba! È festa e faccio sciopero! Bravo! E tu piuttosto stai in guardia! Perché? Ti sei dimagrita? Oh, zio, lo dici sempre! Ho portato un ospite, venga avanti, non la mangiano mica, questo è zio Pietro, zia Maria. E quanto al nostro giovanotto, sì... Cosa c'è, vi conoscete? Sì. Ah, da quando? Lavorava nella nostra fabbrica mesi fa. Beh, cosa possiamo offrirvi? Secondo lei non lavoravo. C'è del tè, del caffè o del vino che può riscaldarvi sul tavolo della cucina. Ci penso io. Sì. Accomodatevi. Dentro o fuori? Che significa? Anche l'ultima volta mi ha detto di accomodarmi. Senti, figliolo, tu sei venuto qua con mia nipote. Sei un ospite e quindi il benvenuto. Parliamo d'altro. Toccava a lei impedire che mi licenziassero. No. No. Io difendo gli interessi degli operai perché è mio dovere e perché sono uno dei loro. Ma di quelli che sgobbano, non di quelli che chiacchierano. Io facevo della propaganda, facevo. Ah, non è vero, forse. Luca. D'accordo, come vuoi, ma nessuno te l'aveva chiesto. Perché siete degli sciocchi! Luca! Ma io ero venuto da voi carico di affetto, di simpatia, di zelo. Non chiedevo medaglie, no? Nessuno ci pensa alle medaglie, ma che sapeste usare le vostre truppe, dico, almeno riconoscerle, questo sì. Portavo ben altro io dei calli alle mani, ma io portavo cultura, educazione, intelligenza, un borghese, tanto bene. Sono sempre stati i borghesi a fare le rivoluzioni, mica voi. No, voi seguite dopo, come le pecore. Io ti aspetto di là. Sì, vada! Quando non sanno cosa rispondere c'è il nobile silenzio, sdegnosi, dignitosi, aristocratici, sti proletari. Bisogna amarli contro di loro, a loro dispetto, finché poi un giorno ti riconosco, allora ci si perdona tutti quanti. Guardi, si ricordi di me, lei non mi dimentichi! E io farò cose tali da farvi piangere lacrime di sangue per ogni lacrima mia. Lacrime, poi questi, bisogna capirli, sono come dei bambini, sono. Cos'ha, la scandalizzo? No. Guardi, io lavoro altrove, sa, se è per questo, anche meglio, dico. Lo credo. Devo chiedere scusa? Non tocca a lei chiedere scusa. Cosa? Tocca a me. Ma che dice? Vede, io ero così occupata di me stessa, quando ci siamo incontrati, che l'ascoltavo appena. Non sono andata oltre la sua faccia. Ma adesso mi accorgo che c'era ben altro. Un oceano vuoto, una tempesta atroce, perché fatta di nulla. Sono le più dolorose. Se adesso mi prendesse la mano, non la ritirerei. È naturale, fa l'infermiera. No, ma cerchi di capire come cerco io, Luca. Io non ho bisogno della sua pietà. Ma Luca, ma cosa c'entra? Lascia solo! Thank you.
è? Sono io, Orazio. Che fatica a trovare il tuo indirizzo. Sono in viaggio da 2 giorni, Luca. Orazio? Ma cosa sei venuto a fare qui, Orazio? Non apri la porta. No. Perché? Perché non abbiamo niente da dirci. No, ma questo è ingiusto. Sono venuto apposta. Ti prego, Luca! Shh, abbassa la voce. Senti, io non mi muovo di qui finché non ti vedo. Inutile, inutile. Tanto non apro la porta, Orazio. Perché reagisci così? Ma cosa ti ho fatto io? Ma niente, niente, Orazio, lasciami. Lasciami in pace, lasciami in pace. Stai bene? Sì, sì. Sei felice? Sì, sì, sì. Vattene, Orazio, vattene. Torna dalla mamma. Io non vivo più con tua madre. Cosa? Ci siamo separati. Abito in pensione adesso, come te. Lei invece si dà da fare, compra, vende appartamenti. Non credo che soffra. Le hai mai scritto? No. Questo fai male. È sempre una madre, no? E allora? Apri la porta. No. Senti, se mi fai entrare ti racconto come è andata a finire con quella signora. Sai, quella che suonava là. Non mi interessa. Poi, certo che devi essere ben forte per resistere così. Avessi avuto io il coraggio di scegliermi una vita e di percorrerla fino in fondo. Realizzare se stessi. Trovare la dignità, la pace. Che il cielo t'assista, figliolo, e ti dia le belle, le grandi cose alle quali aspiri. Ah, guarda, guarda, qui c'è il mio indirizzo. Casomai tu tornassi nella nostra città, ricordati che Orazio è ancora là, pronto a spalancare le braccia. E allora vado, eh? Addio, Luca! Io vado. Sbagliato. Questa è una reclama. Bottega delle... Meglio va. Così i legami si allentano e la memoria. Ogni ricordo, ogni barlume di vita può essere pericoloso a questo punto. Interrompere la mia stanchezza senza guarirla, certo. Poi no, non devo rendere conto a nessuno, neanche a me stesso, non devo dare ragione a nessuno, no! Come ha detto lei, una tempesta fatta di nulla, sono le più dolorose, un oceano vuoto. E dunque, se la tempesta è fatta di nulla, allora anche l'uomo che soffre per combatterla deve essere fatto di nulla. E dunque, perché lottare? Che senso? Che senso ha questa battaglia di nullità? Chi è che piangerà la mia morte? Mia madre. Si piange una morte, eh? In un mondo così denso, così assetato di spazio. Eppure io portavo delle cose dentro di me. Guarda, la porto ancora.
Le rifiutano? Allora la migliore vendetta è proprio questa, di sottrargliele. Babbo Natale passa oltre. Ah, la calza resta vuota. Signore e signori, signore e signori, la calza. E tutta la gente che non si riesce ad amare, a distinguere lo sconosciuto che ti aspetta all'angolo di una strada e siccome tu non arrivi, torna via solo. Avevi un appuntamento con lui, ma non lo sapevi. Non lo sapevi. Basta, basta, basta. Basta, basta. Chiudere porte, finestre, il gas è un sogno. Una morte dignitosa, ecco, con la camicia e la cravatta. Perché sì? Mi diano pure del vigliacco dopo. Sarà in maturità, vedi? Ah, sì, si è ammazzato. Ah, bel cretino. L'ultima coda della cometa che era la mia adolescenza. È entrata come una spada nell'uomo adulto e lo fa a pezzi. Pronto? Pronto, Luca. Chi è che parla? Sono io. Ma, Anna. Cosa vuole lei ancora? Ma perché mi telefona? Ecco, io... È da un mese. Io credevo... Fruga, insiste. Io ho fatto le mie scuse, non vi basta? Telefonavo per me. Non per gli zii. Beh, mi saluti anche quelli. Vita felice. No, aspetti, a me cosa augura? Cosa posso augurarle che non abbia? Tutto. Tutto? Stia in guardia. Sono desideri che portano lontano. Senta, vorrei vederla. Io no. Pronto? Luca, pronto? Pronto? Luca. Anna? Senta, mi piacerebbe lasciarle una parola gentile. Lasciarmi? Sì. Una di quelle frasi da ripiegare sul cuore finché non seccano. Ma non la trovo. Posso prendere in prestito? No, io preferirei una cosa sua. Io non ho niente da offrire, tranne il silenzio. Ma è tardi anche per quello ormai. Ma che significa? Pensa alla morte. Che la sorprenderebbe? No. Solo che lei, vede, crede di sopravvivere alla sua morte, di potersela contemplare dopo. Stia attento, Luca, non succede, sa? Luca? Pronto? Quanti consigli. Me ne ha dati anche lei? Quanti consigli che non sappiamo seguire. Posso venire a trovarla? No. Un attimo. Ma che scopo? Gliel'ho detto, vorrei vedere. Eccomi qua. Mi guardi? Pallido. Un po' dimagrito. Ah, lei parla come suo zio? Oh, è vero. Ma che disordine. Mi spiace, ma non ho niente da offrirle, sa? Quindi... Vabbè, per me, guardi. C'è uno studente qui nella camera accanto che ha dei dischi, ma siccome gli ho detto che mi scocciava, ora aspetta l'ordine. Suona! È un ordine! Non so come si chiama. Mi dispiace, è morto. Anche lui? Scompaiono giovani da queste parti. A che età possiamo andarcene senza rischiare di offenderla? Quando si è vecchi. No. Te lo dirò io allora quando e perché. Quando si è letto troppe volte, sui giornali, non so dove, che l'inverno è precoce, sua santità preoccupata, l'esodo di Ferragosto è eccezionale. Guardi che si muore di questo, sa mica d'altro, glielo dico io. Beh. Si vive anche di questo.
Io per esempio trovo che agosto è un mese bellissimo, perché faccio vacanza. Anna, se ne vada, la prego. Perché? Perché detesto il suo coraggio, l'intuito, l'equilibrio, il suo modo discreto di porgere aiuto. Se ne vada. Non avevo altro da offrirle. Ma ho chiesto qualcosa. Ma sì, sempre, a tutti. Quando urla, quando tace. È un pagliaccio che recita la disperazione. Ma la disperazione è sincera. Vede, io vorrei togliergliela di dosso. Ma... Allora, mi sposi? Cosa? Sposami, Anna. No. No, non ridere, idiota. Non è di te che ho paura. Il fatto è che... se mi sposo, se faccio... quello che ho evitato per anni... deve essere vero. Deve durare. Guarda che io... che io non ti lascerò in pace mai. Chi può dirlo? Io ti starò addosso con tutta la rabbia che disperdevo altrove. Non mi basta. I sogni perduti, le ambizioni, gli errori. Non mi basta. La mia debolezza. Oh, Anna. Può essere così semplice? No. Avrà pure un prezzo, no? Certo. E io non lo pagherò da solo. E sono qui per questo. Anna, preparati. È già l'ora? Sì, sì, è l'ora. Ma che giorno è? 10 settembre. Ma non si era detto? No, si era detto 10 settembre. E tu cosa? Ma io sono pronto per l'uomo, basta un fiore all'occhiello, eccolo lì. Non ci saranno parenti? No, niente parenti, per carità. Mi sento goffa, ridicola. Anch'io. Ho soltanto un velo. Va, metti il tuo velo. E tu suona! Suona! Imbecille! Suona! Sono io che te lo chiedo, per favore! Ma guarda un po', tutte le notti che mi ha tenuto sveglio sto mascalzone, adesso c'è un po' di musica. Sì? Sì, Anna? Tutto qui. Tutto qui? È stato facile. Un lampo! Senza fiori, senza regali! Senza parenti. E dagli questi parenti. Ma ci tenevi poi tanto. Ma gli voglio bene, naturale, no? Beh, senti, Anna, siediti. Non li vedrai più i tuoi parenti, Anna. Perché? Perché partiamo. Partiamo, questa è una città straordinaria, è un mondo nuovo, pieno di lavoro, è importante, ma non è il mio. Io ritorno dove sono nato, Anna, e ricomincio tutto da capo, da zero. Questa è stata un'esperienza importante, un'evasione, ma ora basta. Come vuoi. Non ti dispiace? No. Ripetilo. No. Ripeti. No. Amore mio, apri fiducia. Leo. Vorrei darti questa allegria, questa gioia di vivere. Ma sono le mie, sono Leo, Luca. Oh! Finalmente! Ma cos'è questo? Ma questa è una marcia turca. È una marcia turca, no? La marcia turca, no? No! Cambio! Luca! Non è adatto.
adatta, non è adatta. Ma che ne sa lui che non è adatta? Cambieremo noi. Come cambieremo noi? Come con la marcia tutta? Come cambiamo noi? Ah, che pagliaccio. Anna, guarda come sto, mi dono. Oh, molto scintro. Cosa sembro? Sembri. Un arabo, sembro un arabo. Sì, un beduino. Un fantasma, il fantasma del castello. Dove vai? Guarda, Anna, non mi offendo. Dimmi, cosa sembro adesso? Non mi offendo. Ah, beh, adesso sembri un antico romano. Sembri Giulio Cesare. Amore mio. Così buffo. Così bambino. Sono la mamma di Luca. Io sono Anna. È pentita di ricevermi? No. Sapesse le notti perdute a spiare la luce delle sue finestre. Io vedevo lei, l'ombra di Luca, i gesti. Non conosco i motivi che spingono mio marito ad evitarla. Nessuno, Anna. Nessuno, mi creda. Se Luca avesse voluto vedermi anche una volta sola da che siete tornati, noi due saremmo amiche. Ci vorremmo già bene. Ma venga qui. Mi guardi. Si può temere qualche cosa da una vecchia come me? Lei non è vecchia. Prova. È vero, effettivamente in questi giorni mi sento molto meglio. Deve essere la dieta. Comunque, il dramma è qui, vivo. Un figlio che rifiuta di vedere sua madre. Le voleva bene? A me. Signora, io non... È scesa presto l'ora del silenzio. Le giuro che... Lo so, lo so, cara, lo so. Lei non ne ha colpa. Però mi stupisce, ecco. E mi offende. Una parola Luca poteva pur dirgliela. L'ha scelto lei? Cosa? L'appartamento? No. Lo sa che questo non è un bel quartiere? E poi costa sempre troppo caro per quello che offrono. Tesoro, ma lei mi fissa con certi occhioni. Venga qui, qui, vicino a me. Sono proprio contenta che Luca abbia sposato lei. Potremmo farci visita il pomeriggio, scambiare consigli, idee, confidenze. Dov'è la bambina? Sta dormendo. La vediamo dopo. Vede, vede figliuola, io provo una certa difficoltà, lei forse l'avrà notato, a fermare il pensiero. Dicono gli anni, ma non può essere vero perché io sono viva, allegra, piena di slanci, di interessi. Io porto nella borsa tutto quello che serve alla mia giornata. Il denaro, la penna, il fazzoletto e il libro degli indirizzi che io uso solo in parte. È foltissimo perché volevo volare in questa città, io...
Ho vissuto a lungo e la mia vita è piena. Perché mi guarda quel modo? Mi perdoni. Che cosa? L'ho accolta male, diffidavo di lei. E adesso ti faccio pena? Oh, no, 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 affatto. Io credevo che Luca avesse ragione di temerla. Bambina mia. Torni vicino a lui. Oh, certo, io vorrei. Vede, da quando siamo qua? Lavoro io sola, mantengo me stessa, la casa, nostra figlia. Mi nascosto perché lui si offende. Ma se gli offrono un impiego, lo rifiuta. Luca, è un mare di bugie, di illusioni. Sembra a lei. Cosa possiamo fare per aiutarlo? Niente altro, figliuola. Niente altro. Allontanare da lui miseria, volgarità e occupazioni umilianti. Lo sa che l'ho educato io alla grandezza. Sì, sì, sì. Sono stata la prima a spingerlo in alto, e lo so bene. Oh, gli dica che aspetto il gran giorno. Gli dica che non è giusto tenermi lontana, perché io non sono un pericolo per lui, ma il suo cuore. Pensa che capirà? Me lo sto chiedendo, signora. Ma ascolti qualcosa? È il passo di Luca. Mamma! Oh. Luca! Finalmente, ce n'è voluto per ottenere una visita, eh? Ma come io va bene, aspettavo... Va bene, d'accordo, d'accordo, la colpa è mia. Perdonato? No. No, 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 no. Guarda che quella signora lì ti caccia via, eh? Ho perdonato, perdonato. Come sei leggera. Ho perduto 5 kg. Giovane, elegante. Ah, sì, lo dice anche lei. Ah, sì? Che cosa stavate complottando? Noi due. Complottando, complottando, questa l'ho già sentita, questa l'ho già... Ah già, Orazio, che ne hai fatto? Luca. Ma ti pare bello buttare gli uomini così sulla strada? Si vive meglio soli. Non dirlo troppo forte, che poi lei ci crede. No, noi due abbiamo fatto amicizia. Davvero? Certo. Durerà poco. E perché poi? Non le ho portato dei fiori, madame. In primo luogo perché non c'era nessun motivo di farlo. In secondo luogo perché sono rimasto senza una lira. Mi hanno offerto un lavoro oggi. Ma sì, cosa? Robetta, robetta, non valeva la pena. Oh, per carità, non buttarti via, tesoro mio, non buttarti via, per carità. Mia droga, mia morte, mia assassina. Sì, ti volessero tutti bene come me. L'hai vista mia figlia? Ma certo, uno splendore. L'ha vista? No. Ma perché menti? Cialtrona. Quante volte bisogna ripeterti che non si dicono bugie? L'avrei vista dopo. Scusi, lei poteva stare zitta, no? Beh, non ha parlato molto finora, mi pare, eh? Beh, mamma, questa è la casa, allora, che ti sembra, eh? Meritate di più. Eh sì, lo so, ma Palazzo Reale non era in vendita. Senti, Luca. L'appartamento accanto sembra vuoto, perché non l'affitti, tesoro? Potresti abbattere il muro e fare una casa sola. Ma i soldi, mamma... Tu non pensarci adesso, mira alto. Sì, certo, sarebbe bello. Pensa, Luca, tu... Tu avresti la tua stanza con i tuoi libri, la bambina dormirebbe con la balia. Che balia? Non c'è balia, la balia. E la prendiamo, così voi due potreste ricevere gente, avere delle relazioni, da cosa nasce cosa. Beh, certo che... Sì. 5 finestre invece di 2. La bambina ha bisogno di aria. Più luce, più sole. Io poi ci sto così male nelle stanze piccole. Non lo dico per me, sai, Luca. No, non lo so, ma un uomo è il suo ambiente, è la vita che fa. Lo dico anche per lei. Ah, il dovere hai. Creare un po' di silenzio sul tran tran quotidiano, far nascere delle ma idee. Ma soltanto così, tesoro mio. Poi, mamma, sei esperta, potresti discutere il contratto. Oh, certo. O a tirare al massimo. Figurati, Luca, con me. Dai, 4 soldi. Anche meno. Scommetto che ti verranno incontro. E sfido io con i locali vuoti. E interesse lo stesso inquilino. Niente fastidi. Firmano domani, se possono. Oggi. Che bello, Luca, vero, che bello. Cose, come bello. Va bene, mamma, va bene, ne riparliamo, eh? E quando? Un'altra volta, mamma, oh, abbi pazienza. Abbi pazienza. Io, Luca, un così bel progetto. Ho detto che ne riparliamo, mamma, chiamerò io. Ma se non hai il telefono? Vabbè, lo farò mettere il telefono, no? Costa una fortuna, tesoro. Vabbè, mi farò regalare un gettone a Natale! Bada, che questa volta non aspetterò un altro anno. Intesi, intesi, mamma, va. Va adesso. Sarebbe umiliante
e poi la gente chiacchiera. Addio, figliuola. Signore? È stata gentile con me. Gliene sono grata. Ciao, tesoro. A presto. Addio, mamma. Parole, parole, parole. C'è del latte in cucina? Sì. Ho voglia di un bel bicchiere di latte che mi... Oddio, quello cos'è? Niente, caro, Ma come niente? Ma come entra in casa sta roba? Ma da dove viene? Ma chi paga? C'era bisogno di una ghiacciaia, Un corno! Non urlare, sveglierai giù. Ma si svegli, cresca, faccia qualcosa, dorme da quando è nata, dorme, pensa un po' se seguissi l'esempio. Da dove viene? È un regalo. Un regalo di chi? Di chi? Degli zii? Ah, bene, ci mantengono i comunisti adesso. Benissimo, prima la poltrona, poi il frigidente. Digli pure che io non torno indietro. Non lo vorrebbe. Hanno ragione, questa volta mi presenterei col mitra. Digli che non accetto in casa mia quello che non pago io! Cosa pago poi io? Come se non lo sapessi che tu lavori di nascosto. Ma Luca, guarda. Ma è colpa mia se non mi hanno offerto niente di degno, eh? Io non ho dei doveri soltanto verso te o la bambina. Credevo che l'amore fosse una risposta, no, fa nuove domande, domande, domande. Poi arriva lei e io ci credo. Io per un attimo ho creduto, veramente, lo giuro, che avremmo ampliato la casa, la balia. Anna, non dovevi farla entrare, sai, mia madre. Sbarra la porta. Amore mio. Ma è finita, sai, è finita. Vieni qua, angelo muto, vieni qua. Finita? Con che cosa? Col vento, si atterra. Un mio amico d'infanzia mi ha invitato a cena con un grosso editore. Libri, giornali, politica, tutto quello che desidera. Ha scelta. Come lo sai? Gli ha già parlato. Per quando? E per stasera. Oddio, Luca, è vero? Ah, lo saprai, perché vieni anche tu. Allora smarrita, eh? Che cosa fai adesso? Piangi, eh? Piangi, buona. Buona, non bisogna mai esagerare. Buona. Luca! Sì? Dai, adesso preparati, sì. Preparati. Oh, e la bambina? La bambina, come non ce l'hai del cloroformio? Oh, mamma mia. Tira la portiera, se vuole occupare. Va bene, sì, intanto quella dorme, non si accorge di niente. Non si accorge mica di niente. Luca! Sì, eccomi, cialtrone. Arrivo. Luca! 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 Via! Grazie! Grazie! Vieni, fatti vedere, fatti vedere! Là! Oddio! Che c'è? Sembri Roosevelt. Non è morto? Roosevelt è ai alta, ti ricordi con quel plaid sulle spalle, tutto tirato? Ti ricordi? Luca... Sì, sì, va bene, come non detto, come non detto. Però tu non stai bene. Lo so! Un conno. Orazio, baiati se mi lasci, eh. Che ti prende? Questo editore, c'è davvero editore, vero? Oh, insomma, ho l'aria di un salto in banco, adesso dico... Gli hai parlato di me? No, ah, da capo. Sì, scusami tanto, sai. Scusami tanto, ma è tutto il giorno che ho... Ho una pena addosso, sai, come... È come una macchia che... Una macchia? Ma che dici? Niente, niente. Sto bene adesso, sto bene, ho fiducia adesso, ho fiducia, sto bene. Hai questo ristorante? Sì, questo qui. Bene, luce, luce, luce! Musica! C'è davvero l'orchestrina. Sì. Ma è bello, è nuovo. È nuovo? 2 anni. Anche mia figlia ha 2 anni. Tutto a 2 anni. Io no. Anche tu, non te ne accorgi, ma le hai anche tu esattamente 2 anni. Ma dici? Prova. E tua moglie? Adesso vieni. No, dico, mi pare una buona idea averla portata qua. Perché? Un pranzo da fare. Anzi, no, meglio, la moglie fa più serio. No, per questo chi è sposato non ride. Il fatto è che lui è allegro. Beh, e io ho moglie, siamo pari, no? Mi Eccola. Pare. Prego, madame. Dove gradisci accomodarsi? Ah, qui, forse? Sono così imbarazzata. I locali di lusso, sa, per me. A me succede la stessa cosa col treno. Quando prendo il vagone letto. Sì? Sì,
Penso sempre che debba arrivare il controllore e cacciarmi via. Perché? Ah, così, lo so, lei non ha la faccia giusta, lei non è degno, sa, con l'impressione che... Ma me la capisco, sa. Beh, allora, sto gran personaggio, dov'è? Arriva. Vado pazienza, che diavoli. Luca ci tiene molto. Lo credo. Occasioni come questa non capitano due volte. Il telefono, signore. Eccolo, è lui. Torno subito. Prego. Scusi, signorina, che cosa fa, scusi? Mi siedo, no? Qui? Non vorrà mica che mangi da sola. Certo, non so come vuole lei. A parte? Scusi, a parte, in compagnia, dove le pare, dico, non al nostro tavolo. Luca, pazienza. Come pazienza, Anna? È un tavolo prenotato, no, non capisco. No. Arriva, fra due minuti. Oh, cara, non sapevo, vi siete presentati? Questa è Elisa, il mio amico Luca, sua moglie. Volevano cacciarmi via. Se non la conosco, scusi, sa, ma se lei non apre bocca, non... L'hai invitata tu? Certo. Perché? Luca. Ma no, fammi capire. Mica per lei, sa, signorina. Ma che c'entra? C'entra, c'entra. Ti spiegherò dopo. È amica dell'editore? Eccoci qua, signora. Eccoci. Io sono nata in riva al mare. Interessante. Lei no. No, io no. E neppure la signora? Non neppure la signora, siamo nati in alta montagna, voglio scusarci, signora. Tu poi mi devi spiegare perché questa è... Luca, dopo, ti prego, dopo basta, ne parliamo, basta. Dopo ne parliamo. Luca mi ha detto che siete amici d'infanzia. A me sembra... Non voi due, idiota. Noi. A voi? Noi due, tu e io, noi due. Sì, no, appunto, mi sembra un po' curioso, ecco. Sì, in un certo senso sì. Va bene. Telefono, signora. Grazie. Da capo, digli che se vuole glielo mandiamo a casa il pranzo, diglielo. Scusa, Luca, vuoi spiegarmi com'è possibile che tu e Orazio siate amici d'infanzia? Beh, oddio, Anna, amici d'infanzia. Amici della mia infanzia, mica della sua. Orazio è il mio patrigno. Cosa? Cosa c'è di male, scusa? Niente, ma non vedo perché mentire. Sì, lo so, ma si doveva pur trovare qualcosa. Bastava la verità, no? Sì, tesoro, bastava la verità. Se vuoi possiamo andarcene. No, guarda, no, tutto, che... tutto a posto, Mi fa le scuse e viene subito. Ah, signor, mi sono permesso di ordinare io il pranzo. Mi dispiace. No, affatto. Vuoi ballare, cara? Oh, sì. Io adesso basta, ora gli rispondo io. Ma sciocchezze! Ma cosa crede che siamo dei mentecanti? Se ci fa io! Un po' pagliaccio, non mi importa! Senti, niente, Luca! Dove sto telefono? Luca! Dov'è il telefono? Signorina, che non è il momento questo, sa. Non se la prenda, signora. Agli uomini piace gridare, ma poi tutte le battaglie finiscono in gloria. Ci sono dei giorni, mi creda, in cui il mio materasso è peggio del Piave. Eppure passano sempre. Ma vede, qui stiamo parlando d'altro. Sembra, signora, ma tocca a lei di riportare le cose sul terreno giusto. È finita. Ha guastato tutto. Buffone. Ma la colpa è mia, Ma come ho potuto credere, pensare che uscisse qualcosa di buono da un fallito? Ora capisco perché c'era anche lei, sa, signorina. Se arriva la merce di scambio, ti dai un lavoro a mio figliastro, io ti presento una sgualdrina, così Luca potrà mantenersi quest'altra. Cosa le dicevo io? È geloso.
Siediti, Anna, su. Si mangia adesso. Ho fame. Basta, su. Anna, vieni qui. Anna, tu vieni. Anna, vieni qui. Anna, vieni via. Ci penso io. Ci penso io. Sei una cosa, la pietra. E tu zitto. Si mangia adesso. Non posso. Perché non puoi? Ho altro da fare. A che cosa hai da fare? Sto morendo. Orazio, chiamo un dottore. Sta fermo. Ma Orazio... No, lo chiamerò io quando sarò a casa. Allora lascia che chiami un taxi, almeno, no? Chiami un taxi! Signore, non gridare. Scusami. E non piangere. Ma Orazio, Orazio. Orazio. Ho passato tutta la vita senza che nessuno mi chiamasse mai. E adesso siete in due. Non è vero, grazie, sono io solo qui. E vuoi sapere una cosa, figliolo? Sì, certo. La tua voce non è migliore di quell'altra. Ho urlato come un pazzo, t'ho coperto di insulti. E io ti prego, scappo. Però ti voglio bene, figliolo. Anch'io. Non sciupare la tua vita finché sei in tempo. È alla tua età che si decide o mai più. Sì, lo so, grazie. Vedi, io poco fa, sai, io ho reagito male perché avevo vergogna. No. Avevi paura. Paura di trovarlo veramente un impiego. Forse è vero, hai ragione, sì. Tutti d'accordo quando si muore. Non ho mai ragione, hai ragione. A meno che io non ti sembri pazzo. No, ma che c'entra? Forse la morte è una forma di pazzia. La vita, Orazio, la vita lo è. Valle. Sì. La vedessi da qui come la vedo io. Come? Come la vedi? Tutta in verde. Sta dimenticando i colori. Anche il verde è un colore. No. No. È rabbia. Voglio. Luca! Luca! Sì? Parlami. Di che cosa? Quello che vuoi. Hai una voce d'inferno, ma è sempre meglio che niente. Domani verremo a trovarti. Sai che allegria. Dimmi dei nomi. Dei nomi? Tua figlia? Giulia, si chiama Giulia. Altri? E Anna, Guido, Alberto, Sandro. Nome di cose? Tavolo. Fiori, cavallo, spiaggia. Ancora? Ancora? Mobile, azzurro, tovaglia, lampada, cuore. Che tatto. Avanti. Vai avanti. Il mattino? Azzurro, il cielo, la sera, il cielo con che cosa? Non lo so, non li trovo, non li trovo. Le sedia, il terreno, l'amore, lampada, tovaglia, tavolo, cavallo, spiaggia, l'amore. È arrivato il taxi, signore. Vieni, ti accompagno a casa, vieni. No! Come vuoi. E fammi un piacere. Sì. Mangia. Sì. Il braccio. Ecco, signore. Dio Luca. Scusi, sa, signore, ma sto provando
l'ultimo passo. Ma quello non è Orazio. Ah. Chi si rivede? Riunione di famiglia. Mi avevano detto che era tornato, ma non mi aspettavo di trovarla qui. Posso portare, signore, per uno? Come vanno le cose, signor poeta? Così. Sempre marxista? No. Ah, perbacco, sei sposato. Sì. Mi pareva. Ricca? No. Allora li ha fatti lei, i quattrini? Sono qui per caso. Capisco. Ho giusto di che mantenere la mia famiglia. Anzi, a voler essere sincero, neanche quello. Lei mira cose più alte. Ma no, ora non più. Male. Non si deve sprecare un ingegno come il suo. Io non avevo niente da perdere, perché non avevo la sua cultura. Ma ricordo che, da ragazzo, ho incontrato un tale, molto più vecchio di me. E sa di che cosa gli sono grato? D'aver capito subito che se mi lasciava percorrere tutta la trafila, mi sarei perso a metà strada. Mi ha fatto saltare le tappe, ed eccomi qua. Guai perdersi nella robetta. Figliuolo, si diventa piccoli. Senta, posso sedermi al suo tavolo? Certo. Signore? Che c'è? Porti via, porti il resto, porti via, porti via. Grazie. Dunque, coi rossi chiuso. Chiuso. Hai fatto bene. Sa. Ho aperto gli occhi. Te sfido, un ufficiale. Poi ho anche ripensato a quello che ci siamo detti. Quando? Noi due, si ricorda qualche anno fa a casa di mio fratello? Ah, abbiamo... niente. Dimenticato. Invece ricordo che eri d'ingegno vivace. Questo sì. L'unico dubbio... Dica. Scusa, sai. Ma si immagini. Il sentimento. Senza sentimento non si riesce a niente, neppure negli affari. Ma a me lo dici? Guardi, io le assicuro. Oh, insomma, chi l'ha piantata tua madre? Tu o io? Ma lei non sa. Non mi interessa. Qui c'è una madre. Basta. Le vuoi bene o te ne freghi? Vede, il. Perché frequenti Orazio? È stato lui a cercarmi. E tu buttalo fuori. Sta morendo. Cosa? Sì. Ma allora sei anche stupido. Scusa, sai. Prego. Mica per offenderti. No. Quello è ubriaco. E basta. Forse è vero. E allora? Taglia, via. Lo farò. Vede, io ho bisogno di parlare con lei, vede. I suoi consigli possono essermi molto utili. Lei ha successo, esperienza. Invece io mi trovo in una situazione piuttosto strana. Sta zitto. Zitto. Io non guarirò mai la musica. Di. Dicevo che io sono arrivato a un punto che mi accontenterei anche di situazioni modeste, in principio.
se sapesse che in alto c'è chi mi conosce, mi segue. Scusi, in un certo senso. Che cosa c'è? Il pranzo. Lo porti via, mi lasci stare, porti indietro. Ma è possibile che non si possa parlare un momento, se ne vada! Mi lasci! Scusi tanto, stavo dicendo, scusi. Capito tutto. Prego? Ho capito tutto. E lasciami dire che ti sbagli. Mai perdersi nella robetta, figliuolo. Si diventa piccoli. Ma come faccio? Trova qualcuno. Appoggiati a qualcuno più in su di te. Io ho stima di lei. Anch'io ti stimo. Un uomo di ferro, magari, ma con dei principi. Senza principi non si arriva a nulla. Certo che se lei potesse... Sono qui per questo. E ti dico... Trova. Trova! Hai tanta ricchezza dentro di te. Hai tante possibilità. Non ora. E chi te lo dice? Ma non la vede? La mia miseria. La mia miseria non mi vede qui. In ginocchio davanti a lei. E io ti dico, alzati. Senta. Non c'è tesoro come la giovinezza. Non c'è nulla che la valga. E va portata in alto con senta. Dignità. Senta. Dignità, per senta. Dio. Dignità. No! Qui ho fatto tutta una corsa dal ristorante. Che stupido che sono, ma dove potevi essere? Se non in casa tua, vicino a tua figlia, certo. Quella dorme, naturalmente. Sì. Io mi domando se riusciremo mai a sapere di che colore ha gli occhi quella lì. Una serata così infelice, piena di vento, di presagi. Orazio muore. Muore. Io ero rabbioso perché lo sapevo, è stato il suo cuore a chiedermi un'ultima spinta. Chi lo sa? Cosa leggi? Che hai? Niente. Sei ancora offesa? No. Allora? Sono stanca. Di me? Di me? Vieni qua, tenerezza mia, vieni qua. È strano, sai, ma finora io ti ho visto bene solo a distanza. Sai che è quando non ci sei che pesi di più, sai. Vieni qua. È tardi. Ma che tardi, ma si comincia adesso. Che cosa? Un'altra vita? Perché non sarebbe bello? Sì, infatti, pensavo di andare dagli zii. Cosa? Sì, per qualche tempo vorrei prendere la bambina con me e respirare un po'. Credo che sia meglio. Per te? Non basterebbe. Anna, vieni qui. Senti. Ti prego, Luca. Vieni qui, Anna. Ne parliamo domani. Anna, vieni qui. Ma perché? Basta! Perché di notte, quando tutti pensano che si riposi in due? Ma perché non devi essere tu a incoraggiarmi, a consolarmi, a dire al mondo chi sono? Ma lo farò un giorno. Sì, sarà lusinghiere, sarà. Dirò che ti volevo bene e che non è servito a niente. Che avrei voluto passare con te giorni sereni, tranquilli, normali. Mediocri. Ma sei mediocre. Io non ti amo meno per questo. No, Luca! È finita, sei, siamo fuori dal buio,
Mi arrendo, sai? Anna, mi arrendo, guarda, mi rinnego. Mi rinnego, ecco. Che cosa posso offrirti di più, guarda? Me stesso, mia madre, le mie ambizioni. Tutto, ecco, tutto. E lo faccio con gioia, sai? Se non mi lasci... se non mi lasci, Anna. Anna. Sì, Luca. Senti, mi ascolti, Anna? Non pensavo a quello che ho detto. Lo so, ma non conta. Non conta, vedi, guarda, Anna, io avevo semplicemente dimenticato. Lo sai che non sarà neppure un sacrificio per me? Avevo semplicemente dimenticato che fra tutte le vite possibili c'è anche quella comune, ordinaria, quotidiana. Come io non la provo. Ah no, come? Tutti i vini della terra, non una goccia d'acqua, ma ha un sapore anche quella, signori, è fresca, necessaria, pulita. Ti stancherà. A me figurati, non mi conosci, guarda. La costanza non è il tuo forte. Ma perché dove lo trovi uno più tenace di me a sbagliare? Dove lo trovi? Come tu non sono sbagli. Oddio, adesso si ricomincia. Che cosa sono i miei? Sentiamo. Non lo so. Anna, ma tu credi davvero che un lavoro qualsiasi, in un ambiente qualsiasi, sia una cosa qualsiasi per me, Anna? Ma è un'avventura. No, sì. Meravigliosa, Anna, straordinaria! E dopo? Dopo che? Dopo l'avventura. Sarò vecchio? Non tu. Sarò morto? No, no, Luca, no. Anna, qui bisogna decidersi. Se vuoi ereditare la mia saggezza, devi rassegnarti a sopravvivere. Beh, hai una figlia per quello, no? Sì, quella dorme, figurati, sai. Sai che sonni che si farà al mio funerale quella lì? Non la senti? Chi? Giulia. Ah, sì, è vero. Ma la sta piangendo. Sì. Vive! No, lascia in pace però, Luca. Andiamo, eccoci, bambina mia! No, amore mio, eccoci! Sulla porta. Costa anche quella. Non fare lo stupido adesso. L'avete fatto buon viaggio? Sì, ottimo, grazie. L'ha mica dato noi al treno? Figurati a noi. Lo zio come sta? Sto. Diglielo tu come sto io. Come un leone. Ah, quello non invecchia più. Per forza, ormai. Molto spiritosa. Signore, si scherza, no? Tò! Ma come? Alla vostra età vi baciate ancora? No, era solo un perdono, Anna! Cara! Sì. Mi trovo bene, mi trovo! Anche tu? Sì! Solo un po'... dimagrita! Vabbè, quando è così non parlo più. No, parla, zio. Sapeste com'è bello rivedervi. Sentire la vostra voce. Ma si piange per quello? No, sono... risate a rovescio. Questo è per Giulia. Ma che cos'è? La catenina, avete pensato anche a quello, ma non dovevate. Lo sappiamo noi quello che dobbiamo fare. Ma dov'è tuo marito? Sarà qui a momenti, io sto aspettando il parroco. Volete conoscere la bambina finalmente? Direi quasi. Di là che gioca, venite. Anna. Sì? Aspetta. Io vi precedo allora, sì. Così me la godo da sola. Va bene, se ti raggiungo subito. Vai fuori, bravo. Allora, felice? Sì. Tutto vero? Sì. Ma come è potuto succedere così all'improvviso? Ma forse sarà stata la morte del patrigno, sai. Forse una crisi... Oh, forse starà invecchiando, ne so. Certo che ha messo i piedi in terra. Oh, non all'improvviso, No. A poco, con fatica. Lavora? Sì. E guadagna?
Quanto basta? E il battesimo di Giulia? Oh, beh, per quello sono stata io a insistere. Ma neanche tanto, poi. Lui ha voluto soltanto che si facesse qui invece che in chiesa, ecco. È certo che se io non fossi quello che sono, crederei ad un miracolo. Io credo solo ai miracoli. Tesoro, tesoro. Permesso? Ah, venga, venga, padre. Aspettavamo lei, giusto in tempo per conoscere i padrini. Ecco, questo è zio Pietro. S'accomodi, prego. Vada a avvertire la zia. Prego. Il padre sa tutto di te. Ah. Quindi niente paura. Con permesso, venga. Prego. 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 Lei ha intenzione di trattenersi molto? Io perché? Vedo che ha portato la valigia. Ah, contiene tutto l'occorrente per il battesimo. Ah. Cotta, stole, acqua lustrale, olio dei catecumeni e crisma. Crisma? Olio benedetto dal vescovo. Ah, capisco. Quanto olio per una bambina così piccola? Zio? Sì, cara? Puoi dare un'occhiata in cucina, per favore? Guarda, di là sulla credente ci sono due candele. Sì. Accanto ai fiori e allo sfumante. Va. Grazie, scusa, eh. Sto preparando il tavolo, come ha detto lei. Bravo. E questa è la madrina, zia Maria. Signora? Con permesso, vado a finire. Prego. Comodo, comodo, la prego. Gentile a venire. Dovere mio. La bambina doveva essere battezzata molto tempo fa. Sì, lo so, padre, lo so. Ma sa come si dice? A cavallo nato. Anna! Sì, zio? Io non vedo niente di là. Come sarebbe? No, no, niente. Né fiori, né candele, né spumante. Cosa dici, zio? Stavano lì? Vi assicuro che c'era. Anna, cara. Ma non sono mica pazza, non sogno mica. Ma forse c'è un errore di data. Ma cosa dice? Scusi se lei è qui. Io ho colto il suo invito. Beh, appunto, e loro. E i bicchieri, guardate, sono già pronti. No, forse. Forse sono io che mi imbroglio. Ma certo, tesoro. Zitti, zitti, che mi pare. Ah, buongiorno a tutti, chiedo scusa, ma più in fretta di così non potevo. Ecco, tesoro, i fiori, le candele e lo spumante. Ma cosa è successo? Niente, niente, caro, ero io che mi ero convinta di aver già... Scusate, è colpa mia, non sei so come... Sei stanca, questa è la verità. Tutto è bene quel che finisce bene. Tu ricordi gli zii, vero? Come no, indimenticabili. Ecco, padre, mio marito. Molto piacere. Piacere mio. Ma noi non ci conosciamo già. Non so, non ricordo. Se lei viene spesso in chiesa... Mai. E allora? Forse ci siamo conosciuti in un'altra vita. Improbabile. Su questa terra ne abbiamo una sola. Ah già, lei... Peccato, poteva servire. Io direi di cominciare. Ma sì, dai, sì, cominciamo. Sì, dia, dia, padre, che la porto io. Risponde per Giulia le domande del sacerdote. Ah. Io ho imparato tutto. Padre? Sì? Non se l'abbia male se io non presenzio. Le sono più vicino di quello che crede. È ciò che conta. Ma, Luca... Ti prego, cara, ti prego. Va bene, come vuoi. Padre, da questa parte. Andiamo a chiamare la bambina. Giulia, che cosa domandi alla Chiesa di Dio? La fede. Che cosa ti procura la fede? La vita eterna. Dici tu, vista de vita mingre di serva mandata. Dici che sto con un Deum tu. Oh, Riccardo. Stanno già battezzandola? Sì, vieni. Beh, allora? Niente da fare. Come sempre. Non lo so chi ci è arrivato per primo, se mia moglie o mio suocero. A ogni modo hanno scoperto che il denaro filava via troppo in fretta e hanno chiuso. Neanche più una lira. Ah, e io... Io cosa dico adesso? Cosa dici? La verità. Che l'impiego l'avevi perduto da un pezzo e che era tutta una finta.
No, non posso, Riccardo, non posso. Ma dai, via, non è poi un gran scandalo essersi fatto mantenere da un fratello. C'è di peggio, sì. Uè, io vorrei bere, eh? Ahà, champagne! Perciò io ti comando, spirito immondo, di uscire e di allontanarti da questo. Dai, dai, coraggio, su. Dio stesso te lo comanda. Vedi che camminò a piedi asciutti sul mare e porse la mano a Pietro, che stava per soccorrere. Sai, Riccardo? Sì? C'è qualcosa di dolce nel cadere così in basso. Come un sole nero, una pace. Risolveremo, risolveremo. Io rifiutavo tutto ciò che non fosse straordinario. Non sono stato neppure all'altezza di un lavoro qualsiasi. Ma dai, via, adesso esageri. Com'è lontana la nostra giovinezza. Ma noi siamo ancora giovani, grazie al cielo. Com'è lontana. Ah, ma tu ti abbatti troppo facilmente, sai. No, ma che è straordinario, veramente. Su. Riccardo, ma perché non è venuto di là? Stavo qui chiacchierando con Luca, di certo. Non retta quel miscredente, lei deve stare con noi. Ecco, questo è mio cognato, zia Maria, zio Pietro e il signor parroco. Vedo che sta già bevendo. Ah già, io mi scuso. No, ha fatto benissimo, il mio brindisi non perderà nulla del suo valore. Solo un goccio, signora. Va bene, padre. Lascia tesoro, ti aiuto io. Sì, aiutami quei bicchieri, grazie. Qua. Un goccino. Grazie, bene, grazie. Su, basta? Non male. Zio Pietro. Basta. Zia Maria. Grazie. E questo è per me. Ah, ho delle cose molto importanti da dire, eh. Allora, tutti pronti? Prontissimi. Luca? Ecco. Mi sembrava così semplice, adesso non so da che parte cominciare. Ad ogni modo, ecco qua. Io ringrazio lei, signor parroco, zio Pietro, zia Maria, Riccardo e tutti coloro che mi sono stati vicino in questo giorno. Spero di non dimenticare nessuno. Il Signore. D'accordo, padre, d'accordo, quello c'è sempre. Ed è bene ricordarselo sempre. Sì, è giusto, il Signore. Ma subito dopo di lui, se così posso dire, io ringrazio chi ha sacrificato convinzioni, tempo e sogni alle necessità della sua famiglia. Chi ha avuto la forza di rinviare, o solo rinviare, tante bellissime cose che aveva in mente e di cui sarebbe capace. Lo ha fatto per un motivo solo. Perché ci ama. No. Non è vero. Un tempo forse. Ora non più. E se interroghi il tuo cuore, scoprirai che in fondo, lo sapevi benissimo. Vogliate scusarmi? Anna! Ho saputo che hai combinato un altro scandalo. No. Quando si ha un po' di coscienza, non si pianta in asso a quel modo una famiglia. Come sei elegante, mamma. Provi. Ti ho mai vista così? Invecchiando mi sento più libera. Ho più tempo da dedicare a me stessa. È la tomba di papà quella? Certo. Non sapevo che tu venissi ancora a visitarla. Io
Io mi trovo bene qui. C'è vento oggi. E un po' di preghiera sarebbe molto utile anche a te. Io, mamma, volevo solo dirti addio. Tu e i tuoi addii. Mi pare di non aver mai sentito altro. Prega invece, prega, che ti fa bene. D'accordo. So che tu non mi puoi sentire perché sei cenere ed ossa. Ma è anche la prima volta questa che abbiamo l'occasione di trovarci assieme tutti e tre. E penso che non dovremmo sprecarla. Che maniera di incominciare. Mi rivolgo a te, il meno ricordato dei padri, il più sconosciuto dei padri. Ma se te ne ho parlato tante volte. Perché tu mi faccia da interprete presso di lei. Vi volevate bene. Ci adoravamo. Non ti picchiavo, tu picchiavi lui. Ma no. Ah, va bene, va bene. Tutto a posto, insomma. Una vera famiglia. Aiutami, allora. Dille che la mia testa si confonde a poco, dille che non è rimasto nulla, quasi più nulla, del ragazzo così vivace che io ero una volta, così intelligente. Cos'hai, mamma? E via, siamo onesti, figliuolo, non è vero? Avevi una certa prontezza, grande memoria, ma non eri molto intelligente. Dio no, tesoro, via. Ma non fare così, che diamine. Su, non c'è niente di male. Diamine. Uno nasce in un modo e uno nasce in un altro. Cosa credi, che anch'io non sappia che al mondo ci sono tante, tantissime donne più belle, più giovani, più brillanti di me? E con questo mica ne faccio una tragedia. Accetto il mio ruolo con coraggio e lo sostengo sino alla fine. L'importante è non mentirsi, guardare bene in faccia la realtà. Lei lo dice, lei. Lo dico lei. Perché io lo so. Non farei il mio dovere se mi rendessi complice di un inganno troppo lungo. Mi hai allontanata tante volte dalla tua vita, vedi bene che io non ti servo nessun rancore. Anzi, sento più che mai in questo momento l'obbligo di incitarti alla speranza, al coraggio, alla chiarezza. Mamma. Mamma, è così, caro. Diglielo tu, ombra maledetta. Luca, ti proibisco di parlare a quel modo. Diglielo! L'alba inutile! Vada che chiamo gente! Diglielo! Che io ho ancora molti anni davanti a me! Che la mia vita comincia adesso, non finisce! Che le mie forze sono intatte mentre le sue si spengono! Gentile! Diglielo! Tu che sai il passato, il futuro, se sai qualcosa, che sentirà ancora parlare di me che... Ma tesoro! Che io porterò il vostro sangue tanto lontano da farvi pentire d'avermi generato! Basta adesso, basta! Marinaio, imbecille, ammiraglio, che non ha mai navigato... Monta sulle mie spalle ora. Il viaggio incomincia! Io mi domando se tu non sia diventato padre. Io vorrei che il vento soffiasse più forte per riempire la vela, ma basterò io solo, vedrai. Luca! Addio. Mamma. Luca! Tutta la vita così, un soprassalto di slanci, di rabbia, di dolcezze, e adesso sei pure offeso. Benedetto figliuolo,
È un problema tenerlo in pugno. Ma ho avuto anch'io la mia croce. Però sono contenta di essere donna, perché mi basta nulla. Una giornata di sole, un po' d'aria, per ritrovare la mia gioia. Ecco qua. Non arrabbiarti, vecchio mio. Non arrabbiarti. I giovani sono quello che sono. Bisogna capire. Raccogliere la roba per spedirla. Ci penseranno gli altri, perché tu... Se partiamo domattina... Appunto, abbiamo tempo. Scusami. Per carità, tesoro. Chissà se Giulia e lo zio saranno già arrivati a casa. Da un pezzo. Possiamo telefonargli se vuoi. Costa troppo. Per una volta. Li chiami dal mio albergo. Ecco, io non ci vengo. L'albergo. Come? Sì, non subito, intendo. Quando? Non lo so, zia, fra un'ora, due. Anna. Zia. Come vuoi. Strano che a Giulia non sia importato niente di andarsene. Eh? Non un pianto, non una lacrima. I bambini capiscono certe cose molto meglio dei grandi. Dopotutto era cresciuta qui. Beh, mi pare che non ci sia altro. Ti sei rimessa a fumare adesso? Aiuta. E rende ancora più nervosi. Io vado allora. Sì, sì, sì. Ti aspetto all'albergo. Sì, bene. Non fare no, tardi. No, zia, lo faccio tardi. Guarda, che rimanere sola nella casa dove hai visto... Zia. D'accordo, d'accordo, come ti pare. Ciao. Ciao. Zia. Dimmi. Grazie. Ciao, Luca. Ho aspettato che uscisse la zia. Hai fatto bene. È buffo doversi incontrare così di nascosto come fosse la prima volta. Era per te? Sì, capito. Ti ringrazio. Vieni avanti. Vedo che già... Sì, parto domattina. Anch'io, sai, anch'io ho molto da fare in questi giorni, sai? Davvero? E anzi, volevo chiederti se non fosse di disturbo. Accomodati. Grazie. Se non fosse di disturbo, dicevo, io sto attraversando un periodo piuttosto difficile. Allora,
Dimmi. Vorrei dormire qui per una sera. Oh, figurati, Luca, è casa tua. Ah no, ormai... Sì. È passato molto tempo. Però ti trovo bene, sai. Anch'io. Ah, io credo davvero, sai, che tornando dagli zii nella tua città, nel tuo ambiente, tu avrai una vita molto felice. Lo credi? Oh, Dio, Anna, guarda me, io sono rinato. L'armonia con se stessi, ecco, il punto. Ti poteva immaginare che io finissi nel disordine, nella rivolta, nell'anarchia, no, niente, tutte cose che appartengono al passato, queste robe. Gli anni portano con sé equilibrio. Saggezza, una visione più... Sai, Anna, io non faccio per vantarmi, ma credo davvero di poter essere molto utile al mio secolo. Ah, sì? Fossi solo, non direi, ma siamo tutti un gruppo e dietro a noi ci sta altra gente ancora più importante. Quale gente, Luca? Posso dirtelo. Vogliono che li aiuti a ripulire. Il mondo bisogna pulire, Anna, pulire, pulire. Noi lo faremo. Dov'è Giulia? Giulia. Ah, è partita stamattina. Sola? Ha 3 anni, Luca. È partita con zio Pietro, io li raggiungo domani. Peccato, io avevo portato un regalino. Un regalo? Sì, niente di straordinario, una piccola cosa, perché si ricordi ogni tanto di suo padre, non solo. Si ricordi che suo padre è un uomo ascoltato e rispettato. C'è ancora il magnetofono? Sì, è lì, puoi riprenderlo. No, dallo a Giulia, ecco. Dalle anche questo. È la mia voce? Incisa. Grazie, Luca. Mi farà molto piacere. Parlale di me qualche volta? Senz'altro. Dille che la vita è... È difficile. Sì. Perché bisogna affrontarla con coraggio. Con dignità. Sì, Luca, sì. Ah. Bambina mia, cos'è sto pianto adesso? Siamo amici, no? La tempesta è finita, siamo amici. Ti manca un bottone. Ah, sì. Provvederemo. Ora, Anna, se non ti dispiace, vorrei andare a riposare. Io sono veramente molto stanco, proprio sono molto stanco. Luca. Sì. Volevo dirti... Io non ti servo rancore. Lo so. L'unica cosa che non ti perdonerò mai è la vergogna. La sottile vergogna che proverò di me stessa in futuro. Se fossi una donna più grande, più forte, più generosa, sarei forse capace di starti al fianco anche adesso, in quella specie di inferno che tu chiami paradiso. Ma io voglio tornare a vivere, veder crescere mia figlia, ridere, giocare. Perciò io spezzo la promessa che ho fatto sposandoti. E mi allontano da te. So di averne il diritto, ma so anche che ne proverò sempre una piccola, sottile vergogna. E questo non te lo perdono.
Amici! Camerati! 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 Io sento profondamente l'onore che mi fate consentendomi di parlare davanti a voi. Davanti a voi. Siamo ancora pochi, ma una sola stanza ci contiene. Ci contiene. Domani il mondo! Il mondo! In Europa, in Europa, in America, ovunque in Occidente si stanno formando gruppi decisi come il nostro, bande d'audaci pronti a spezzare la marea della sovversione, decisi a difendere quelli che sono i nostri valori tradizionali, la superiorità della nostra razza, della nostra religione, della nostra civiltà. Non facciamoci ingannare dai falsi messaggeri di pace. Se il sangue è necessario, lo verseremo. Tutti coloro che scendono a patti col nemico, siano essi capi di Stato, intellettuali o pontefici, sono dei traditori. E come tali vanno trattati. Amici! Conosci? Certo. Ho pensato, vado a prendere Oswald e lo porto a Dallas con me. Così vediamo l'arrivo del presidente. Il corteo è per le 12. Appunto. Cos'è quel pacco? Sono stecche per tende. Sono stecche per tende. Bravo. Dai qua che le metto nell'auto. Beh? Sbrigati. Ti aspetto. Nessuno. In cima all'Everest o in corsa fra le stelle. Sta così in alto ora come sono io a questo quinto piano. La sommità dell'universo è a Dallas. Ho aspettato per anni la mia grandezza. E ora è tale da farmi chiudere gli occhi. Suonate, suonate, suonate. E se la musica batte il tempo della follia, continuate a suonare. E tu grida, idiota! Nessuna voce può ormai raggiungere il mio silenzio. Io tengo solo un capo del filo, ma tutto il resto, dipanato nei secoli,
diverrà inutile se la mia mano trema. Io governo il passato, decido la storia. Perché allora questa stanchezza? Da casa mia fin qua, 12 miglia. Un po' di nausea e la sua vita è salva? O è il mio ultimo personaggio che mi lascia, portando via con sé il gusto dell'azione? E se fosse il contrario, se fossi stato sempre io a non esistere, non esistere, non esistere. Oddio, oddio, è così, è così, è così. Io solo, a me solo, in tutto il creato, e non ai cani, non ai serpenti, non alle pietre. Hai gettato per odio questo no. Prendilo, Dio!